Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi cucineremo delle fantastiche focaccine di patate ripiene di formaggio filante gustosissimo. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono naturalmente le patate. Io le ho già fatte bollire e qui c'è un chilo di patate pronto per essere lavorato, 200 g di prosciutto cotto, un cucchiaino abbondante di sale fino, due tuorli, 100 g di formaggio grattugiato, ci serviranno circa 200 g di formaggio asiago. Io ho scelto questo perché è un formaggio comunque saporito e filante, altrimenti potete scegliere qualsiasi formaggio vogliate, basta che fili, mi raccomando, e 200 g circa di farina. Mettiamoci subito a prepararle perché io già non vedo l'ora di mangiarle. Ho schiacciato le patate e le ho lasciate intiepidire un pochettino perché erano strabollenti. Ora andiamo ad aggiungere il sale, il formaggio, i due tuorli, e la farina. Inizio a mescolare con una spatola e poi trasferiamo il composto su questo ripieno da lavoro che io ho già preparato sotto. Ho infarinato un piano di lavoro, steso metà dell'impasto e come vedete mi sono già portata avanti con un coppapasta del diametro di 8 cm a ritagliare dei dischi. Infarinate, mi raccomando, bene anche voi il ripieno da lavoro. A me è capitato che oggi la giornata è un po' umida e l'impasto è un po' appiccicaticcio. E un'altra cosa, come potete vedere, io ho lasciato anche dei pezzettini di patata leggermente più grossolani, proprio perché mi piace anche sentire il pezzettino di patata all'interno della focaccina. Andiamo a farci delle nostre focaccine. Prendiamo qualche pezzettino di formaggio. Io ho scelto l'asiago perché è un formaggio saporito, filante, però potete scegliere tranquillamente il formaggio che a voi più piace, anche la crescenza o un galbanino vanno più che bene, una scamorza anche affumicata ci sta benissimo. Appoggiate l'altro disco che avete ritagliato e andate a chiudere bene tutto attorno, premete leggermente e continuate così fino a finire tutto l'impasto. Ho fatto scaldare un cucchiaio di olio circa e l'ho steso allargato tutto attorno nella padella. È arrivata a temperatura, andiamo ad appoggiare le nostre focaccine, abbassiamo un po' il gas. Dobbiamo lasciarle dorare, far formare una fantastica crosticina sopra e sotto e lasciar sciogliere il formaggio all'interno. Ci vorranno circa 3 minuti per lato, 3-4 minuti. Fatene pure poco alla volta. Giriamole che sono belle dorate, hanno formato una crosticina fantastica e facciamole finire di cuocere anche dall'altra parte. Le nostre focaccine di patata sono pronte per essere gustate, vedete il ripieno com'è filante, com'è bello caldo, hanno cotto 3-4 minuti per lato a fiamma bella viva, mi raccomando, giratele casomai dopo 3 minuti, poi fate cuocere bene anche l'altro lato e a poco 4-5 alla volta le fate cuocere in una padella bella ampia. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, gustatevele così con i vostri amici, accompagnate da un'insalatina, come più piace a voi. Ci vediamo domenica prossima e buon appetito! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.